Dovremmo essere in diretta, quindi buonasera a tutti, benvenuti alla 138esima serata di Lodi Liberale che ha avuto un po' di, come dire, problemi tecnologici a causa del mio computer che ha fatto le bizze questa sera. Insomma, siamo particolarmente orgogliosi di avere con noi tre relatori che hanno in comune due caratteristiche. La prima, per noi forse più importante, perché siamo affezionati, sono tutti e tre amici di Lodi Liberale, nel senso che sono già venuti più volte nelle nostre serate per presentare i loro libri e o presentare libri di arte o anche classici del pensiero liberale. Quindi sono tre liberali doc, sono tre autorevolissimi liberali, diffusori e conoscitori del pensiero liberale, oltre che due che produttori di idee, che è una cosa, come dire, visto anche il tema del libro, assolutamente fondamentale. La seconda caratteristica, stiamo appunto parlando di intellettuali a tutto tondo, 32 caratteri, non so come si dica, perché credo che siano delle persone che sono assolutamente note a chi frequenta il mondo liberale e non solo. Innanzitutto il professor Angelo Panebianco, che è un professore di scienze politiche all'Università di Bologna e uno dei principali, Pensione. in pensione, ma esatto, uno dei principali editorialisti del Corriere della Sera e credo di poterlo dire senza tema di smentita. Il principale politologo italiano. In più abbiamo con noi il professor Angelo Maria Petroni, professore di Scienze dell'Amministrazione, direttore generale dell'Aspin Institute, liberale doc e Hayekiano doc. E poi abbiamo l'autore del volume che io ci tengo sempre a ricordare, ci ha tenuto a battesimo nell'ormai lontano 12 novembre 2013, quando appena nati presentammo il suo libro L'intelligenza del denaro, perché il mercato ha ragione anche quando ha torto, sottotitolo straordinario tuttora, e che peraltro ha avuto un'edizione economica per la Feltrinelli. Il libro che presentiamo questa sera si chiama Contro la tribù, con un sottotitolo che è Hayek, la giustizia sociale e i sentieri di montagna, e peraltro è un caso più unico che raro, nel senso che è un testo di un liberale che parla del liberalismo. Bene, perché queste due cose tendenzialmente non sono collegate, e che ha ricevuto un premio di recente, che è il premio redazionale letterario Amerigo delle Quattro Libertà, nella sezione che mi ha particolarmente colpito, che se non sbaglio è la libertà dal bisogno, e quindi in qualche modo è stato premiato per la libertà positiva. È un liberale come Mingardi, che credo creda fondamentalmente nella libertà negativa, e anche questo è curioso. Ma perché? Perché questo è un testo, veramente un piccolo gioiello pubblicato da Marsilio, che si concentra tendenzialmente sulla figura di Hayek, facendone un straordinario, come dire, quadro, uno straordinario riassunto, esposizione, semplificazione, come al solito, come dire, caratteristica di Alberto Mingardi, che ci ha abituato nei suoi volumi, perché parte da testi classici, li attualizza, li arricchisce con esempi molto pratici, molto concreti, accessibili assolutamente a chiunque, e rende temi complessi, temi densi, temi importanti alla portata di qualunque lettore che sia mediamente come dire, curioso, interessato alla libertà e a temi specifici. Che cosa tratta questo tema, appunto? Innanzitutto prende in considerazione Hayek in generale e poi fa tre cose fondamentali. Innanzitutto ci ricorda che cos'è la teoria della conoscenza di Hayek nelle varie sue articolazioni, e la spiega in maniera sintetica, chiara, e fondamentale in un periodo come questo in cui si tende ancora a pensare che ci possa essere una mente centralizzatrice, che possa possedere tutta la conoscenza e conseguentemente spiegarci, quali devono essere gli investimenti in settori specifici nei prossimi 30 anni, decisi in maniera centralizzata dall'alto da parte della politica, dimenticandosi la lezione di Hayek sulla conoscenza dispersa, intrasmissibile, anche perché spesso inconsapevole e appunto dispersa nella società. La seconda cosa che fa, ed è quella più come dire, ardita, ma riuscita pienamente, è l'analizzare e criticare in maniera esemplare il concetto di giustizia sociale, che è una delle cose dei totem quasi inattaccabili, indiscussi di qualunque discussione in qualche modo di filosofia politica, ma anche banalmente di politica nei nostri tempi. E spiega perché, pur avendo dove sono le origini, in qualche modo, della dottrina sociale della Chiesa, del pensiero cattolico, le sue articolazioni dei socialisti di destra e di sinistra,
la sua in qualche modo considerazione in ambito liberale, e perché invece di per sé è una dottrina che è pericolosa, che è sbagliata, che è pericolosa, che ha prodotto tanti danni e continua a poterne produrre. La terza cosa che fa Alberto Mingardi è analizzare il ruolo in generale degli intellettuali e spiegarci ancora una volta perché gli intellettuali, mediamente, tolto fortunatamente i presenti, sono ostili al liberalismo, all'economia di mercato, al capitalismo e in generale appunto a tutto quanto riguarda la libertà di iniziativa. E questo è un testo davvero magistrale, che è inutile che io prosegua, considerato anche il ritardo con cui abbiamo iniziato la serata, e quindi vorrei davvero lasciare subito la parola al professor Angelo Maria Petroni, perché oggi vorrei davvero ascoltare piacevolmente questa straordinaria serata. Grazie Angelo, a te la parola. Grazie signor Vice Sindaco, sono molto lieto di essere qui stasera con il giovane Mingardi. Io lo conosco che aveva 20 anni, adesso mi ha detto prima ne ha 40, quindi ha il doppio, ha raddoppiato l'età. Io no, è l'unico vantaggio, ma certo quando sei vecchio non è che puoi raddoppiare più di tanto. È un libro molto interessante. Allora, faccio una premessa metodologica. Noi liberali, nella seconda metà del Novecento, diciamo da dopo la guerra, siamo diventati noti per proporre tesi in negativo, cioè non c'è una giustizia sociale, non funziona la pianificazione centralizzata, non, no, non. Abbiamo avuto sempre ragione su tutto, però purtroppo il fatto di dover combattere contro il socialismo e contro una serie di altre cose simili, il solidarismo, eccetera, ha un po' offuscato la nostra posizione in positivo. Alberto è diventato qualche tempo fa segretario generale della Montparnasse Society, associazione celeberrima, è nata nel 1947 a Montparnasse. Io non ne so, sono socio dall'88 e ogni tanto mi trovo a scrivere ai presidenti dicendo cambiate la home page, perché voi trovate la home page del mps.org che dice la Montparnasse Society è un'associazione di intellettuali, ricordo, 9 premi Nobel tra i soci, prima, che erano soci prima di ricevere il premio Nobel, stiamo parlando da De Madariaga in Audi, cioè il top del top dell'intelligenza mondiale. La Montparnasse Society è composta da persone che continuano a credere nei pericoli della libertà. Io ogni tanto dicono: sì, ho capito, quello continuiamo a credere nei pericoli della libertà messa in pericolo, ma noi abbiamo una visione in positivo. Cioè, il liberalismo ha una visione in positivo. Questo è il punto fondamentale. Noi non è che siamo soltanto signori che dicono attenti a questo, attenti a quello. Attenti al reddito di cittadinanza, attenti a ogni giorno ne arriva una, poi non è che c'è un problema per trovare gli illiberati. Noi abbiamo una visione in positivo. Allora, qual è la visione in positivo del liberalismo? Il liberalismo è fondato sul concetto di libertà individuale, per definizione. E il liberalismo crede, quello antico e quello moderno, che la libertà individuale è la base della costruzione di istituzioni politiche, che favoriscono sia la libertà della persona sia la crescita economica. Questo credo sia il punto fondamentale. Noi non abbiamo una visione solo in negativo. Poi, di fronte a tanti nemici, è giusto che ribadiamo. Qual è questa visione in positivo del liberalismo? È la visione che Alberto Mingardi mette in evidenza nel suo libro, è quello degli ordini spontanei, degli ordini che si autocostruiscono, degli ordini autopoietici, che sono insieme ordini di libertà e ordini di efficienza economica. Quello che noi possiamo proporre sul mercato politico, come si direbbe, o delle idee, è la congiunzione tra la libertà individuale e la prosperità. Noi non vogliamo la prosperità a scapito della libertà individuale, anche perché chi ci ha provato a dire
rinunciate alla libertà individuale e avrete la prosperità, gli è finita male. Non siamo neanche dei libertari dementi, scusate l'espressione, tipo a noi ci piace la libertà, se poi facciamo anche i morti di fame ci va bene lo stesso. A noi non va bene. Cioè il nucleo fondamentale del liberalismo hayekiano, che Alberto evidenzia nel suo libro, non solo hayekiano, ma anche quello di Milton Friedman, quello di Gary Becker e altri, è che la libertà individuale non è solo un valore in sé, perché noi non vogliamo essere ricchi e schiavi, vogliamo essere liberi. Però il secondo volere è che essendo liberi diventiamo anche ricchi. Questo è il punto. E se tu non sei libero, non sei neanche ricco. Allora, questo credo che sia lo snodo fondamentale del liberalismo contemporaneo. Potete pure fare i cinesi. Se fate i cinesi diventate un po' ricchi, da dove partivano non è difficile, ma dopo un po' si chiudono, perché tu non hai crescita economica se non hai libertà. Le economie pianificate, dirigiste, regolamentate, tutto quello che volete, arrivano a un certo livello di prosperità e poi finiscono. Su questo abbiamo una quantità di evidenze empiriche, tra l'altro, che sono state fatte da tanti studiosi e che possono essere ricordate quanto si deve, ma le evidenze empiriche sul rapporto tra libertà e prosperità derivano dalla libertà. È l'ordine di un popolo libero, eh? Secondo volume della trilogia di Hayek, Law, Legislation and Liberty, The Political Order of Free People. Quello è il punto. Quindi il libro di Mingardi è una perfetta sintesi di tutti questi temi, che non è soltanto una sintesi di tipo romantico, tipo, ma guarda questi quattro gatti di liberali a cui piace la libertà. Non funziona così. Può non piacervi la libertà. Guardate che, come diceva il grande Tocqueville, coloro che credono, che preferiscono l'uguaglianza alla libertà o qualsiasi altra cosa alla libertà, non sono nati per essere liberi, ma per essere schiavi. Ovviamente Tocqueville aveva una visione un po' aristocratica della vita. Qual è la nostra grande scommessa come liberali? È far capire che la libertà è anche la radice della prosperità. Io non voglio cambiare le coscienze, non sono cattolico, non sono credente, non me ne frega nulla di quello che pensa la gente nel suo intimo. Quindi non è che voglio convertire le persone alla libertà. Quello che mi interessa, e credo che interessa a tutti noi liberali, è far credere che se non hai la libertà non sei neanche ricco. Dopodiché a me della ricchezza frega relativamente, mi interessa più la libertà della ricchezza. Però siccome la gran parte delle persone stanno sotto Tocqueville, almeno facciamo capire loro che un ordine libero della società, un ordine libero politico, poi Angelo ne parlerà, perché sono due ordini diversi, c'è cioè un ordine della società e un ordine della politica. Il povero Hayek, in Law, Legislation and Liberty, il terzo volume, ti ricordi Angelo, prova a delineare The Political Order of Free People, cioè ti ricordi, con un senato a cui si votava a 47 anni una sola volta nella vita, no? Neanche la House of Lords, le soluzioni poi non è che fossero particolarmente, come dire, realizzabili. Però il punto fondamentale è che probabilmente ci sono molte più persone che amano la libertà di quanto crediamo, anche perché la libertà è la vecchia battuta che è come l'aria, te ne accorgi quando non ce l'hai più, eh? Cioè, molti dicono a me la libertà non mi frega nulla, cioè sì, cazzo, quanto la tolgo poi ci vedo. Ma molti, molti di più, e questo è un discorso politico, vogliono un po' di libertà ma vogliono anche la prosperità. Senza la libertà non c'è la prosperità. Questo è, volete, il grande tema di Hayek che trovate nel libro di Alberto Mingardi. Grazie Lorenzo. Grazie, Angelo. Allora, intanto credo che abbia già in qualche modo
introdotto esaurientemente il professor Petroni, insomma, anche lì, perché il sottotitolo, che, come dire, i sentieri di montagna. Spesso ci abbiamo poco riflettuto, ma come nascono i sentieri di montagna? Come tante altre cose, come le istituzioni, come il linguaggio, come la moneta, come altro, non come un qualcosa che è stato deliberatamente pianificato, programmato. C'è qualcuno che ha deciso che quel sentiero dovrebbe essere percorso perché è il migliore possibile, ma sono frutto appunto di stratificazioni di scelte personali, individuali, ripetute, corrette, riassettate e che poi emergono appunto spontaneamente con l'interazione e la cooperazione tra persone. E questo produce il risultato. Quindi non sono il risultato dell'umana pianificazione, ma in qualche modo l'emergere appunto spontaneo. E questa è una bellissima immagine che ricorre nel libro. Si apre il libro con questa spiegazione a cui spesso molti di noi non hanno pensato, ma insomma, è una bella immagine che ci porta dritti al concetto hayekiano di ordine spontaneo. Professor Panebianco, a lei. Sì, dunque scusate, intanto sono le delizie del remoto. Io mi sono trovato scollegato e mi sono perso una parte dell'intervento di Petroni quando lui iniziava a parlare del liberalismo impositivo, della proposta impositiva. Quindi spero di non ripetere cose che ha detto. Allora, prima di tutto sul libro di Mingardi. Il libro di Mingardi è un gran bel libro perché introduce, scegliendo un tema importante nella visione di Hayek sulla giustizia sociale, ma in realtà introduce più in generale il pensiero di Hayek e lo fa con un linguaggio che lo rende il libro comprensibile anche ai non specialisti. Hayek è un autore difficile, alcuni dei libri che si presentano come introduttivi in realtà sono complicati anche loro perché devono seguire un autore complesso e Mingardi con grande abilità riesce a parlare anche ai non addetti ai lavori. E quindi in genere per leggere i libri su Hayek bisogna conoscere già Hayek. E qui invece questo può essere un libro che consente alle persone di capire alcuni nodi concettuali di questo autore e di quindi poi leggere l'autore orientandosi molto meglio. Quindi gran bel libro che consiglio veramente a tutti. Per quanto riguarda il discorso più generale, rimarrei fermo su Hayek perché Hayek ci illustra i grandi pregi al meglio, ma anche alcuni dei limiti della proposta liberale come si presenta. Allora, intanto, diciamo, cominciamo col dire che Hayek, quando mi occupo di scienze sociali, Hayek è importantissimo perché è il teorico degli ordini spontanei. Ha dato un contributo fondamentale alle scienze umane, rielaborando idee di Adam Smith, di Karl Menger e così via, ma rielaborandole in un modo che ne fa qualcosa di davvero nuovo. Ed è una teoria che qualunque studioso della società dovrebbe avere presente, altrimenti ci sono aspetti che gli rimangono completamente incomprensibili. Ci sono molti sociologi, per esempio, che non hanno l'idea, ed è paradossale, perché chi meglio di un sociologo dovrebbe comprendere questi aspetti, che gli ordini spontanei esistono e che spesso anche le persone più umili, appunto, calpestando l'erba, costruiscono i sentieri di montagna. Quindi questo è un contributo, secondo me, fondamentale e decisivo, ma, e parto proprio da qui, è un contributo che da solo non mi basta quando studio una società. Perché? Perché in una società ci sono questi aspetti, cioè gli aspetti dell'ordine spontaneo, che poi però interagiscono con altri aspetti che non sono spontanei, e cioè che nascono da disuguaglianze di potere e nascono dal fatto che, per esempio, l'imperatore fa una differenza se l'impero è guidato da un certo imperatore o da un altro, fa una differenza se burocrazia ha certe caratteristiche perché sono state costruite in un certo modo o altro. In altri termini, gli ordini spontanei devono fare sempre i conti con gli ordini costruiti. E l'interazione di questi due aspetti in realtà non interessava ad Hayek, anche giustamente, perché
se si fosse interessato di questo, forse non sarebbe riuscito costruire l'interessantissima, scusate, teoria che ha costruito. Questo però mi porta a un altro aspetto, e qui mi sposto sul tema del liberalismo. In Hayek, come peraltro in molti liberali, manca l'idea del potere, sostanzialmente, e del ruolo cruciale che svolgono le disuguaglianze di potere. Quello che voglio dire è che Hayek mi serve se riesco a farlo dialogare con la tradizione del realismo politico, per capirsi, da Machiavelli a Weber, ad Aron. Prendo proprio il caso di Aron. Aron, che simpatizzava per Hayek, quindi non era, non sto parlando di un avversario di Fu Hayek. anche alla Mont-Pelerin Society nella fondazione del 47 a Roma. Certo, Quindi certamente. per Certo, confermare però quello che tu dici. Aron scrive un saggio su Hayek che francamente mi sento di sottoscrivere. Hayek, certi aspetti, Hayek non coglie certi aspetti perché non ha il senso delle dinamiche politiche che sono influenzate da due fattori. Uno, la guerra. Se non tieni conto del ruolo della guerra, non capisci la storia anche delle democrazie liberali e del mondo occidentale. Non capisci, per esempio, che se in Europa si afferma precocemente un po' di libertà, certo è dovuto a molti fattori, al cristianesimo, al diritto romano, al ruolo delle città, eccetera, eccetera, ma è dovuto anche al fatto che i principi devono farsi la guerra e quindi devono in qualche modo concedere diritti ai borghesi e ai mercanti per avere in cambio il sostegno nei conflitti. E quindi quando dimentichi questo aspetto perdi una dimensione importante per capire l'evoluzione. Quindi che non è solo evoluzione spontanea in altri termini, ma anche altri elementi. Il secondo elemento che conta e che ha un'importanza decisiva è dato dal fatto che la politica da un lato, autonomamente, e i vari gruppi esterni alla politica, che chiedono protezione alla politica, pongono inevitabilmente, pesantemente, limitazioni fortissime, costanti alla concorrenza e quindi distorcono continuamente il funzionamento dei mercati, quando addirittura non arrivano a distruggerli, no? Questo per due ragioni. Primo, perché la politica ha un problema di controllo e non vuole farsi sfuggire il controllo che può esercitare. E quando esercita controllo, inevitabilmente introduce elementi di distorsione. Secondo, sono i gruppi, compresi a volte gli industriali, come ci ricorda Adam Smith. Cioè, un gruppo mettili insieme e si impegneranno per fare politiche contrarie alla concorrenza. E poi ci sono i vari gruppi che chiedono protezione, e protezione qui e ora, che non convinci dicendo guarda che se tu lasci il mercato funzionare al meglio, domani questo ti darà un grande vantaggio. No, le persone chiedono la protezione qui e adesso. E naturalmente la politica risponde a una domanda qui e adesso. Questo ti dice anche quanto sia ambiguo il ruolo delle democrazie. Perché da un lato la democrazia, secondo me Douglas North, per esempio, ha ragione, alla fine se lo confronti con i sistemi autocratici vari, è il sistema che ha garantito più diritti, compreso una maggiore capacità dei mercati di funzionare con un po' meno di distorsioni rispetto ad altri. Quindi la democrazia ha un ruolo positivo rispetto al problema della libertà, ma al tempo stesso è l'altra faccia della medaglia. La democrazia dà spazio a un gran numero di gruppi che chiedono protezione qui e ora e che quindi chiedono distorsione della concorrenza, limitazione della concorrenza, distorsione dei mercati. Il risultato è che, come diceva Adam Smith, l'idea di un mercato davvero libero ha le stesse probabilità di realizzarsi delle utopie che sono state create nel corso del tempo. Che cosa intendo dire? Intendo dire che
Se perdi questa dimensione, perdi la capacità di offrire gli stessi liberali, l'analista da un lato, se si affida solo a Hayek, e uso Hayek per dire il meglio della tradizione liberale del XX secolo, ma anche i liberali perdono il realismo se non tengono conto dei potenti vincoli e dei potenti limiti, cioè se si limitano a dire guardate che il mercato produce libertà rispetto a quello che diceva Angelo, verissimo, la libertà favorisce la prosperità, ma sappiamo anche che se per un insieme di circostanze, guerre o altro, finisce la prosperità, finisce anche la libertà, naturalmente, perché a quel punto, per esempio, una cosa che in qualche modo riallaccia il tema della democrazia, il rapporto alla libertà, ma anche al pensiero antico, è che le democrazie muoiono quando, per esempio, le classi medie si impoveriscono drammaticamente. No? Era un'idea che è già presente in Aristotele, nell'idea della politeia, ma che arriva fino a noi. In America Latina, tutte le volte che le dinamiche economiche internazionali e le dinamiche politiche interne favoriscono un peggioramento delle condizioni di vita delle classi medie, quel poco di democrazia che riescono a ottenere viene immediatamente spazzata via dal primo generale di turno. Quindi, da un lato, non c'è prosperità se non c'è libertà, ma dall'altro la fine della prosperità a sua volta minaccia la libertà. Quindi concludo dicendo che sia per chi lo scienziato sociale, per quello che studia la società, sia per il liberale, quindi usando i due cappelli, il liberale che vuole fare proposte realistiche, la potente capacità della politica di distorcere i mercati non deve mai essere sottovalutata, né va mai sottovalutata la potenza che hanno le domande di protezione, per esempio di protezione dal bisogno e così via, che spiegano anche perché il tema della giustizia sociale sia così popolare nelle democrazie, ma anche nelle non democrazie. È un tema che, non, che per quanto tu possa mostrare sbagliato sul piano concettuale, ha comunque una potenza e una forza con cui devi fare i conti. Mi fermo qui. Grazie professor Pagliarco, è saltato il video, quindi probabilmente dovrebbe riattivare il video. Intanto grazie per il Sì. suo, eccolo qua, grazie per il suo intervento. Adesso veniamo, come dire, al protagonista della serata, insomma, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, come già ricordato il professor Petroni, segretario giovane, non so se c'è stato qualcuno più giovane, ma insomma della Montpellier Society, quindi è... Giovane una Il volta. no, il no del professor Petroni vuol dire che non lo sei mai stato, quindi addio piacendo, prima o poi presidente. Quindi questa cosa, come dire, credo che sia auspicata da tutti i liberali, le persone che insomma amano la libertà. Alberto Mingardi ormai è una certezza nel panorama sicuramente italiano, ma in maniera altrettanto certa internazionale, come conoscitore, divulgatore e produttore di idee liberali. Nonostante appunto la giovane età, 40 anni, insomma, sono Giovane 20, età una volta. no, ormai sono i 40 anni, sono ancora giovane in Italia, quindi fammelo dire a me che ce ne ho 6 più di te. Insomma, cerca di... Fino a 5 anni meno del Presidente della Repubblica Mi d'Italia. state molto antipatici. comunque è, come dire, un autore, un pensatore che frequenta e scrive sul liberalismo da quando di anni ne aveva 18, se non ricordo male, su federalismo, libertà, eccetera. Quindi è una persona che ha riflettuto, ha letto, è sicuramente un appassionato della libertà e oggi ha un'autorevolezza, una credibilità e una capacità di scrittura e di spiegazione che permette molti di avvicinarsi al pensiero liberale. In più è tra i fondatori di questa, come ho già detto, oltre che direttore generale, questa straordinaria avventura che ormai, se non sbaglio, ha 18 anni, che è l'Istituto Bruno Leoni, che venne fondato nel 2003, proprio per cercare, credo, di intervenire nel dibattito pubblico e quindi nel,
costruire, nel fare rete, nel permettere agli intellettuali, ai professori liberali, attenti alle ragioni del mercato, appunto di conoscersi, di diffondere le loro idee, di fare rete, perché è una delle cose che tendenzialmente i liberali non fanno. E quindi tra le varie cose, oltre che aver scritto questo libro, è uno straordinario, come dire, costruttore di relazioni e costruttore di un istituto come l'Istituto Bruno Leoni, che oggi è un punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi al pensiero liberale anche con la casa editrice che ha. Quindi, Alberto, benvenuto, bentornato tra noi e ti ascoltiamo assolutamente volentieri, partendo da magari perché questo titolo Grazie, che grazie innanzitutto per questo l'invito. titolo e questo sottotitolo. L'ultima cosa, poi ti lascio hai un, come dire, come sai, una persona tra tutte, lei vuole il premio Nobel per la letteratura, che in qualche modo ha scritto qualcosa di simile. È il richiamo della tribù, quindi Vargas Llosa e Alberto Mingardi se la prendono con la tribù. A te. Grazie Lorenzo, innanzitutto per questa presentazione veramente imbarazzante, nella quale però almeno una correzione di fatto devo fare, che tutto il resto per carità e gentilezza, ma se c'è una cosa che non sono, per fortuna, è neanche alla lontana un pensatore. L'unica cosa che è un vanto di questo libro e dei precedenti è che non c'è nulla che assomiglia a un'idea originale. E questo lo dico in positivo, insomma, è molto difficile che uno abbia idee originali su questi temi. Grazie a Angelo Petroni, grazie a Angelo Panebianco perché sono stati molto generosi col libro, quindi adesso mi incaricherò brevemente di smentirli nei prossimi minuti. Stando un po' su delle cose che hanno detto loro, ecco, comincio da questo punto, mentre capisco molto e trovo assolutamente centrato il primo dei due rilievi di Angelo Panebianco rispetto ad Hayek, rispetto a soluzioni che ogni tanto sembrano un po' ingenue nella politica internazionale, anche se sotto altri aspetti hanno invece, secondo me, una straordinaria capacità analitica, per esempio, cogliere il ruolo che una moneta internazionale ha avuto nella preservazione di situazioni di pace relativa ovviamente, per un centinaio di anni, che è un tema di Hayek nelle rare occasioni in cui si è occupato di queste cose. Capisco che il suo saggio sul federalismo internazionale, in genere, insomma, un pensatore vero, come un pensatore in senso proprio come Hayek, no, non può occuparsi di tutto, non può guardare tutti gli aspetti di quel quadro complesso e sfaccettato che sono le nostre società. Però rispetto al secondo tema, è chiaro che in Hayek c'è meno attenzione a quelle questioni, a quei motivi politici rispetto per esempio agli autori della Public Choice, Jim Buchanan, che è stato citato poc'anzi, rispetto alla grande tradizione del realismo politico liberale in Italia. Insomma, il realismo politico l'hanno reinventato i liberali tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, proprio perché si trovano a fare i conti con la democrazia e misurano, insomma, in qualche maniera le distanze tra le speranze e i problemi della democrazia di massa che si va profilando all'orizzonte. Però ci sono, secondo me, degli aspetti invece in cui Hayek si occupa di quei temi, in parte in The Constitution of Liberty, che tutto sommato è un tentativo in larga misura di venire alle prese con quei problemi, producendo di volta in volta, suggerendo di volta in volta degli accorgimenti istituzionali diversi, con grande accortezza e anche come dire, grande cautela rispetto all'uso delle parole, al prendere sul serio quello che c'è dietro le domande di protezione e al tentativo di dimostrare che attraverso meccanismi di mercato si possono soddisfare meglio quelle domande di protezione. Dal punto di vista del dibattito pubblico è un fallimento, non c'è dubbio, sia per Hayek sia per tutti quelli che da Hayek in poi hanno provato a fare lo stesso gioco. E poi anche in La via della schiavitù, che sotto alcuni aspetti è un po' il libro manifesto sia di una
di una critica ai nemici della libertà, questo grande allarme, state attenti, non sono solo quelli che stiamo sconfiggendo in guerra, i nemici della libertà, ma anche nelle nostre società si annida un virus che può portarci in una simile direzione. Però ci sono alcune considerazioni, ne ricordo una molto brevemente, per esempio il momento in cui Hayek ragiona su come un'economia post-bellica si troverà a riallocare i fattori produttivi e si pone il problema di come bisogna in qualche modo accompagnare questo processo facendo sì che in buona sostanza gli scompensi sul piano sociale poi non vadano a costruire la materia prima di un movimento che va per l'appunto a mettere in questione il sistema dei prezzi. Tra l'altro tema di grande rilevanza anche per noi nello sperabile post-Covid e con tutte queste cose, transizione digitale, energetica, eccetera. Secondo me in Hayek dei tentativi in quella direzione ci sono. E qui siamo veramente alla natura un po' scissa dal punto di vista biografico di Hayek e in realtà anche un po' di tutti i grandi pensatori liberali dello stesso periodo. Da una parte sono autori che hanno presente esattamente il grande fatto che ricordava prima Angelo Petroni, cioè l'idea che in qualche modo società che si sono spostate un pochettino, gradualmente, non del tutto, eccetera, ma dallo status al contratto, sono state molto più, hanno avuto molto più successo nel creare ricchezza e prosperità per tutti. Ma dall'altro lato ovviamente si confrontano con un mondo nel quale questo fatto sfugge completamente ai loro simili e sfugge completamente ai loro simili un po' a tutti i livelli della piramide, perché sfugge al politico, come diceva Angelo Panebianco prima, anche per autointeresse del politico, perché non è una verità con la quale gli faccia comodo venire alle prese, è difficile che la metta nel suo vessillo, insomma, no? Devono arrivare a situazioni tragiche, deve essere l'Inghilterra del 1979, perché in democrazia un politico pensi che si può costruire consenso su quella cosa lì, e deve essere anche un politico un po' particolare, probabilmente, oppure deve essere gli Stati Uniti, che deve esserci una retorica politica diversissima. Ma sfugge anche alle persone comuni. Io nel libro metto una citazione secondo me molto triste ma molto vera, soprattutto per l'Italia di oggi, di Deirdre McCloskey, che nota: il cittadino medio non crede davvero che il lavoro per cui viene pagato vada a vantaggio di altri, cioè non capisce che quando sta lavorando non sta solo prendendo uno stipendio ma sta partecipando a un gioco a somma positiva, pensa che sia solo un lavoro, quindi io fingo di lavorare, loro fingono di pagarmi, e per questo pensa che solo la beneficenza o il volontariato o la redistribuzione restituiscano qualcosa alla comunità. E questo, l'assenza della comprensione di questo fenomeno nel dibattito contemporaneo, non solo, ovviamente, è il problema dei pensatori liberali, soprattutto in quel periodo che si apre con la fine della Seconda Guerra Mondiale. E poi, da ultimo, ovviamente queste cose non sono comprese dai loro simili più simili, cioè dalle persone con cui vanno a lavorare tutti i giorni, negli stessi dipartimenti, nelle stesse università, eccetera. Non è un caso se alla fine perché gli intellettuali non capiscono il capitalismo è un topos del liberalismo del Novecento. No, Schumpeter, Hayek, Nozick, autori più vicini a noi come ricordo Raymond Boudon, che ha scritto una cosa meravigliosa: perché gli intellettuali non sono liberali. È un pezzo. Boudon era un discendente di Aron, come sa Angelo meglio di me. È un pezzo meraviglioso: perché gli intellettuali non sono liberali. E quindi, insomma, c'è questa natura un po' scissa, e nel caso di Hayek è interessantissimo, perché uno vede da una parte, esattamente come ricordava Panebianco, un grande teorico, alla fine il più grande scienziato sociale del Novecento, il numero due, il numero tre, non stiamo a fare classifiche, però è uno che rimette all'interno delle scienze sociali qualcosa che dovrebbe essere acquisita nelle scienze sociali, cioè per l'appunto l'idea che qualsiasi azione produce effetti non previsti e non desiderati, e non necessariamente questi effetti non previsti
e non desiderati sono effetti perversi o sono effetti negativi, ma anzi le nostre istituzioni, per l'appunto, i sentieri di montagna, si formano così. E nello stesso tempo è anche il fondatore della Mont Pelerin Society, un generoso conferenziere, non è sicuramente un autore che abbia un passo divulgativo, anche per una questione normale, insomma, scrive in una lingua che non era la sua. A un certo punto negli anni 70, quando scrive Law, Legislation and Liberty, dice: faccio sempre più fatica a scrivere in inglese perché sono tornato a vivere nel mondo tedesco, eccetera. Però è un autore che in qualche modo risponde alla constatazione di questa domanda di protezione, di questo fatto che la gente non capisce che sta contribuendo al benessere di tutti nel momento in cui va a lavorare e chiede invece qualche cosa indietro, contribuisce portando alla riflessione sui meccanismi dell'evoluzione politica e culturale. E andando a cercare lì, andando a cercare la nostra storia evolutiva, le ragioni per cui noi non riusciamo a comprendere fino in fondo le dinamiche della società libera, più o meno ovviamente, della quale tutti così tanto beneficiamo in termini di prosperità diffusa. E questo alla fine è stato un filone di ricerca, ancora oggi devo dire, molto interessante, molto fiorente. È difficile immaginare un autore come Jonathan Haidt, per esempio, senza le cose che ha scritto Hayek, avendo a disposizione anche, diciamo così, evidenze e strumenti molto minori, ecco, senza entrare in quella cosa complicatissima, ma di cruciale importanza, che è la teoria della mente di Hayek, che ha del miracoloso, insomma, un libro del 1952 che poi diventa il cosiddetto darwinismo neurale. A disposizione evidenze molto diverse di quelle che aveva. Non l'aveva, Alberto, non l'aveva scritta negli anni 30, poi lo pubblica nel 52. Sì, hai perfettamente ragione. Negli anni 30 io ho curato l'edizione italiana. Negli anni 30? E negli anni 30, hai ragione tu, non lo pubblica perché ha paura di pubblicarlo, anche perché dici: ma chi sei tu per pubblicarlo? Hayek aveva una reputation all'epoca, era tu professor of statistics LSE a 36 anni, cioè mica niente, non lo pubblica, lo pubblica nel 51-52 e lo trovate in italiano da Rusconi. Hai ragione. Volevo però arrivare solo a un problema, ecco, un po' anche per essere su questa... per riflettere, insomma, chiacchierare un po' assieme su quelli che sono i limiti, insomma, della diffusione di queste idee, della possibile comprensione al di là di circoli molto ristretti di quelle stesse idee. E qui è un po' la critica hayekiana della giustizia c'entra. Perché? Perché, banalizzandola molto, arrivando veramente al nocciolo, il punto fondamentale di Hayek è che non conta tanto quale sia la distribuzione delle risorse, quali siano i vantaggi che hanno le singole persone, ma conta il fatto che in un ordine di mercato quelle risorse hanno un valore nella misura in cui vanno a soddisfare le esigenze di altri. Quindi l'inventore dell'hula hoop può essere un perfetto fessacchiotto, ma nel momento in cui fa una cosa che effettivamente piace a delle altre persone, il fatto che diventi molto ricco, in qualche maniera, è una cosa molto piccola, molto scarsamente rilevante rispetto al benessere, al piacere che ha prodotto per il resto della società. In questo, nonostante, come io cerco di sostenere, quando parla di giustizia sociale, Hayek ha in mente un'altra cosa, ha in mente come questo lemma viene utilizzato nel corso del Novecento, ha in mente la tradizione della dottrina sociale della Chiesa, in mente il peronismo, c'è un sorprendente avvicinamento, molto minore di quanto Hayek lascia pensare in una nota molto benevole in Law, Legislation and Liberty, col pensiero di John Rawls, il quale alla fine è incardinato su un'idea potente, ma che noi non siamo padroni dei nostri talenti,
in qualche modo la natura e le circostanze determinano il modo in cui ci va la vita, e proprio per questo la sua brillantissima versione di come si perviene a un contratto sociale è legittimata anche per quello che dovrebbe esserne l'esito, cioè questa forma di socialdemocrazia, in sotto tanti aspetti si sarebbe detto allora una giustificazione di quello che era lo status quo nelle società occidentali. Il caso nelle vicende umane gioca un ruolo fondamentale e l'argomento di Hayek che il mercato consente di fare uso del caso a vantaggio di un numero molto più ampio di persone di una società basata sullo status è un argomento per me forte e persuasivo. Nello stesso tempo però c'è anche da pensare invece al mondo di fuori da questo genere di consenso. E forse se c'è una ricetta per l'infelicità delle persone quasi sicura è dire alla gente che non è padrona dei propri talenti, che in qualche modo le cose gli capitano e basta, che il ruolo quindi che possono giocare nella loro stessa storia è molto limitato, perché assai più forti sono forze estranee. Hayek è un critico della giustizia sociale, ma nella stessa maniera, può essere considerato un critico di una meritocrazia che non sia applicata all'organizzazione, ma che voglia essere in qualche maniera applicata alla società nel suo complesso. E ovviamente ci sono un sacco di problemi, secondo me, con i cantori contemporanei della meritocrazia, il primo e più rilevante. I due più rilevanti sono che ignorano la misura nelle quali, anche aspetti meritocratici della nostra società molto spesso si sovrappongono con aspetti relazionali. Se uno ha studiato in una grande università americana, che cosa conta di più? Conta quello che ha preso o conta chi era più sui compagni di classe nella vita? Non lo sappiamo, è molto difficile. Forse per gli ingegneri è più facile, per gli economisti o per chi studia matematica finanziaria è sicuramente più difficile. E poi in qualche modo, i cantori della meritocrazia hanno anche una scala, no? Nella quale si mette il successo di alcune persone e alcuni successi sono più legittimi di altri. Mark Zuckerberg o Bill Gates vanno bene, il padroncino della Brianza tipicamente no. E questo oggi secondo me è un'arma particolarmente a doppio taglio, perché se queste persone fossero serie quanto dicono di essere riguardo all'allargamento dei divari, dovrebbero ammettere che gli investimenti in capitale umano fanno da quel punto di vista molto più differenza che le dotazioni originarie di altro tipo, probabilmente, perlomeno ovviamente in Occidente. E però c'è un elemento di significato nella vita delle persone che viene dall'applicazione, dal lavoro, dal sogno americano, dall'idea del potercela fare, che fa parte degli elementi simbolici di una società libera. Noi possiamo immaginare una società libera nella quale le persone accettano e comprendono che gli esiti sociali sono in larga misura dovuti al caso e dobbiamo essere grati al mercato perché rende il caso più propizio, più proficuo anche per le persone che non hanno grandi dotazioni originarie di se stesse. Ecco, questo secondo me è uno dei grossi problemi che oggi si ha. Io penso che il liberalismo di Hayek sia sicuramente più solido, di alcune visioni liberal pseudo-meritocratiche, più evidenti, quella dei libri di Zingales, per esempio, negli ultimi anni. Non si può paragonare a Hayek e Zingales, lo so. Quella è una versione che sotto tanti aspetti è molto più appigli sulle persone, che le persone trovano molto più affine. Sulla redistribuzione, credo che noi tutti conosciamo, tra gli intellettuali di sopra, alcune persone che in quegli anni, anche in tempi a noi più recenti, hanno sostanzialmente difeso un certo livello di redistribuzione, un po' nella direzione che
diceva anche Angelo, facendo riferimento a Ron, pensando che quel certo livello di redistribuzione fosse funzionale alla sopravvivenza di una società libera. No, bisogna che ci sia un minimo di livello di redistribuzione perché l'ordine steso possa essere mantenuto, che è un argomento con il quale, su certi aspetti, anche Hayek ogni tanto un po' gioca. La domanda è se ora è ancora così, perché oggi la domanda di redistribuzione è cambiata drammaticamente, cioè non è più una domanda individuale, ma è una domanda sostanzialmente per gruppi e di una redistribuzione che dovrebbe in buona sostanza compensare il trattamento di diseguaglianze non economiche precedenti. Che ci siano problemi, insomma, che la storia dell'Occidente non sia un pranzo di gala, penso possiamo essere d'accordo tutti, e ci siano state delle cose veramente ignobili anche nella storia noi più recente, pensando a Rawls, al tema del pluralismo, eccetera, il fatto che il GI Bill negli Stati Uniti, che ha fatto studiare un sacco di gente, ha aiutato un sacco di persone a comprare la casa, a avviare un'attività, fosse in buona sostanza sottratto a 1 milione di veterani di guerra di colore, è una cosa mostruosa, però in buona sostanza è avvenuto così, perché era amministrato dagli stati, e gli stati del sud erano gestiti in una maniera tale da impedire alle persone di colore di beneficiare di quel genere di aiuto. Però è un problema grosso, e poi vediamo anche quando ci sono quelle che in un'altra stagione sono state istanze individualistiche, pensiamo a tanti dei cosiddetti diritti, no? Alla fine, che cos'è la libertà dei moderni se non il fatto di poter vivere la propria vita sentimentale, sessuale, insomma, nel modo che uno desidera, sapendo che ci sono porte nelle quali non si deve entrare. Però anche quelle istanze oggi sono al centro di un deragliamento collettivista, cioè vengono prese, vengono trasportate in un altro ambito e diventano, da istanze individualiste che erano, istanze redistributive ancora per gruppi. E quindi queste, secondo me, sono i frutti tardivi della circolazione del concetto di giustizia sociale, della sua egemonia, diciamo, anche tra gli intellettuali occidentali, a cui si somma, per tornare alla citazione di Tocqueville che ricordava Angelo Petroni, poi un altro problema sul quale, secondo me, Hayek scrive delle cose, io non me ne sono occupato, non le ho citate nel libro, ma delle cose molto penetranti nella via della schiavitù, cioè la paura della libertà. Questo è un tema che in Hayek c'è. Ora, quando noi leggiamo settimana scorsa che c'è un folto gruppo di inglesi che è favorevole a mantenere, a estendere le restrizioni dovute alla pandemia sostanzialmente per sempre, e quando leggiamo in particolare che il 40% degli under 24 è favorevole alla chiusura permanente dei locali notturni, e il 22% è favorevole al coprifuoco per sempre. Questa non è una visione, sofisticata della libertà come quella di Hayek, per cui la libertà è essenzialmente la libertà degli altri, che è più importante della mia, perché alla fine va a mio vantaggio. Questo dovrebbe essere la visione, insomma, gli elementi anche più banali, il vissuto più concreto e personale di che cosa significa essere persone libere, no? Noi siamo in una fase nella quale queste cose sono state, a torto, a ragione, non è quello il punto, con obiettivi coerenti, sbagliando i modelli, questa è un'altra questione, ma sono state fortemente limitate e l'impressione che alla gente sia mancato il sentimento della libertà. Per cui... Forse, ecco, l'aspetto più ingenuo, ma che è un problema non di Hayek, ma di noi tutti, non è solo non capire che la politica risponde a domande di protezione, ma anche non capire che il sentimento della libertà, la gelosia della libertà, l'idea che uno abbia una sfera che deve essere protetta e difesa, forse è molto meno diffusa, molto meno presente di quanto i liberali aristocratici, alla Tocqueville o la Burka, potevano pensare
un secolo e mezzo fa. Grazie Alberto. Non so, professor Petroni ha scritto che voleva fare una replica, perché poi c'è una domanda che di cui mi volevo fare interprete, perché è venuta su Facebook. Angelo. Allora, qualche breve nota. Hayek non era contro la redistribuzione, era a favore di un reddito minimo, e la sua visione era quella per cui tu non devi eguagliare i redditi, devi dare ad ogni persona un reddito sufficiente, minimo tra virgolette, per farlo sopravvivere. Su questo Hayek era come De Jouvenel. Io invito tutti a leggere un grandissimo libro, De Jouvenel, L'etica della redistribuzione. Lo trovate pubblicato, credo, da Liberi Libri in italiano. The Ethics of Redistribution. Quindi, i liberali non sono minimamente contrari al fatto che nessuno deve morire di fame. Però ci sono due visioni della redistribuzione, come diceva De Jouvenel. La prima cosa è che il concetto di ogni società, dagli antichi ad oggi, che ognuno deve avere i minimi mezzi o sufficienti mezzi per vivere decentemente. Poi c'è l'idea, invece, secondo la quale è la differenza dei redditi in quanto tale che è male. Per cui se a Monaco o a Monte Carlo, scegliete voi, il barista guadagna 1 milione di euro all'anno, ha bisogno di una redistribuzione perché i suoi clienti guadagnano 2 miliardi. Guadagni, cioè, a Monte Carlo non c'è bisogno di una redistribuzione, tra virgolette. Quindi Hayek innanzitutto capiva perfettamente qual è il vincolo di una società. La società prevede che nei confronti di quelli, Hayek ha delle espressioni meravigliose, gli orfani e le vedove, addirittura, come si diceva una volta. Cioè, chi non può, la società si deve occupare di lui o di lei, però non per egualizzare i redditi. Questo è il primo punto. Quindi Hayek aveva capito che una società la tiene insieme attraverso la solidarietà. Vogliamo usare un termine cattolico, Hayek gli faceva schifo ovviamente, però una società deve, i ricchi devono provvedere ai poveri. Non c'è discussione su questo, Hayek non era un libertario, eccetera. Secondo punto fondamentale è quello della... quello della logica del merito o altro. Abravanel, scegli tu Alberto, che cazzo vuoi tu, questi qui. Hayek è chiaro, cioè i contributi che ognuno dà alla società derivano dai suoi meriti e derivano dal caso. Cioè tu ricevi redditi in proporzione non di quanto sei stato, dei tuoi meriti morali, ma di quanto oggettivamente contribuisci alla società. Quindi Hayek, vi ricordo che legge di istituzione della libertà cita la Bibbia. La Bibbia è, cita, non sempre va la corsa a più veloce, nella lotta va al più forte, ma il caso vi si mescola sempre. Hayek, su questo è chiaro, non ha alcuna logica moralistica per cui se tu sei più ricco significa che sei più bravo di uno che è meno ricco. È dovuto al caso. Terzo punto, che è quello vero in realtà che ha sollevato Angelo Paribianco, che è quello del potere, perché il mercato è la logica dello scambio, la società non è fatta solo dello scambio, è fatta anche dal potere. Per questo Angelo lo sa meglio di me, perché è un politologo, io no. Bruno Leone su questo tema è stato molto più importante di Hayek, perché Bruno Leone si è occupato della questione del potere nelle società liberali. E il suo allievo prediletto, Mario Stoppino, ahimè, professore a Pavia, che Alberto non ha avuto il tempo di conoscere, io sì, e anche Angelo, ha scritto uno dei libri più belli del Novecento sul potere, perché il potere è una dimensione che taglia trasversalmente le ideologie. E noi come liberali non possiamo dimenticare la dimensione del potere, che saremmo stupidi, saremmo degli utopisti. Bruno Leoni non lo era, Mario Stoppino,
che era liberale quanto Angelo Panebianco e me e Alberto, lo sapeva. Credo che Angelo possa aggiungere qualcosa su questo. Allora, Hayek era nato nel 1899, suddito della sua imperial e regia maestà d'Austria e d'Ungheria, Francesco Giuseppe. In questo rimase sempre l'idea che l'ordine politico era assicurato. Non lo era, ovviamente. Poi ha visto crollare, ovviamente, l'imperial regio governo, ha visto mille cose, però è vero, come diceva Angelo, che in fondo Hayek la dimensione del potere, dello scontro, non l'ha mai considerata troppo. Però non è incompatibile con la visione di Hayek integrarla con quella del concetto di potere. Lo fece Bruno Leoni e l'ha fatto Mario Stoppino, che è stato allievo di Leoni e quindi in qualche senso allievo di Hayek. Però questa è materia di Angelo, io non faccio il politologo. Quindi prego, professor Panebianco. Sì, dunque, no, molto opportunamente Angelo Petroni ha citato Stoppino, allievo di Leoni. E Stoppino naturalmente si ispira a Leoni proprio perché Leoni scrive sul potere, oltre che sul mercato e sulla legge, e scavando molto più di quanto non faccia Hayek. E quindi certo, lì quella scuola è una scuola che aiuta a integrare questi aspetti che in Hayek non sono presenti. Però tutte le volte che parliamo di Hayek è venuto fuori giustamente il discorso sull'ordine sensoriale. Io lo faccio tutte le volte perché ogni tanto quando mi capita di parlare con gli psicologi sociali o con dei neuroscienziati dico: ma com'è che voi non leggete mai l'ordine sensoriale? Guardate che un signore negli anni 30 ha detto alcune cose che adesso state ripetendo voi in un altro modo senza sapere che sono già state dette. E come quel libro è importantissimo anche perché la teoria della conoscenza di Hayek, su cui fonda la sua analisi successiva, ha delle connessioni strettissime, una connessione strettissima tra le due cose. Al di là di questo, io direi questo. Raymond Aron diceva: bisogna sempre mettersi nei panni di chi governa. Se io fossi nei panni di chi governa, da una parte terrei di qua Hayek e poi farei politiche, magari sulla distribuzione ha ragione Angelo, in realtà Hayek era, non era dogmatico su queste cose, però farei politiche che in realtà si discostano anche in termini di parziale limitazione della concorrenza, perché se sei al governo hai anche il problema di restarci e quindi hai il problema del consenso, e se ti azzardi avvicinarti troppo a posizioni liberali rigorose il consenso lo perdi subito e dopodiché non riesci a fare neanche quelle buone cose liberali che potresti fare piazzandole qui e là in mezzo a un'azione di governo che ne tiene conto solo fino a un certo punto. Cioè io terrei i grandi classici del liberalismo, Einaudi, tanto per cominciare, e Hayek, Mises meno, perché Mises ha, nonostante quel bellissimo libro che fa sul nazionalismo, che è sul nazionalismo in Europa orientale, Mises in certi suoi libri è di una rigidità che non solo non vai al governo, ma non vedi nemmeno, non riesci a ottenere neanche lo 0,2% di consensi alle elezioni se ti muovi su quelle posizioni lì. Questo per dire che c'è un problema di venire a patti con domande che liberali non sono, ma che in realtà poi diventano costitutive dei sistemi di consenso nei paesi. Voi avete citato giustamente Tocqueville. Ricordiamo che Tocqueville è un autore che, a differenza di Hayek, tiene in grandissimo conto la libertà politica, quindi quella che poi in parte verrà chiamata anche libertà positiva. Perché? Perché pensa che, non la chiama società libera naturalmente, ma una condizione di libertà richieda l'azione politica e richieda l'azione politica con tutto ciò che segue. Alberto ha ragione,
in molti casi c'è la perdita dello spirito di libertà. Ricordo che Tocqueville collegava lo spirito di libertà alla religione, nel caso degli Stati Uniti, e vedeva il suo paese, la Francia, come refrattario alla libertà, anche perché coloro più vicini a lui in Francia erano tutti schierati anche contro la religione. E il divorzio tra libertà e religione in Europa la vedeva come uno dei segnali del possibile dispotismo. Lui pensava che lo spirito di libertà richiedesse un aggancio ad altri elementi che in altri autori non sono presenti. Credo che abbia una connessione anche con la sua enfasi sulla importanza della libertà politica ai fini della difesa e della costruzione di una società relativamente libera. Alberto, se vuoi aggiungere, se no, intanto ringraziamo che è presente, ci sta ascoltando il professor Raimondo Cubeddu, quindi se volete stimolarlo. Lo salutiamo e noi ci fa molto piacere. Ciao Raimondo. Solo due cose, la prima è divertentissima, non l'avevo mai vista, in questa diretta Facebook ci sono anche i sottotitoli e... Hayek diventa Ajak nei sottotitoli di Facebook, e quando per caso ci sbaglia, ci scappa una parola un po' eccessiva, questa viene corretta con una serie di asterischi. Insomma, veramente curioso. Mi mancava, ma la diretta con i sottotitoli credo che la vedano solo i relatori, perché poi fortunatamente da casa non c'è. Su Facebook, quindi non lo so. E l'altra cosa, ovviamente quello che ha appena detto Angelo è molto vero, in realtà anche questo è un problema che Hayek aveva molto presente quando fonda questa Montpellier Society, la vuole chiamare Acton Tocqueville Society, non era una grande proposta innanzi a una platea nella quale assai folta era la rappresentanza di economisti americani, però c'è un grande interesse per quei temi. Tra l'altro, questo è abbastanza chiaro anche in quella bellissima voce sul liberalismo che Hayek scrive per la Treccani, dove appunto la storia del liberalismo è vista come una teoria che interviene su una storia di conflitti, in prima battuta conflitti religiosi, e in qualche modo questo è anche un elemento di distinzione importante tra il liberalismo e le altre grandi famiglie ideologiche, che sono piani per la società, mentre il liberalismo è un tentativo di comprendere quelli che sono gli ingredienti di una società libera che si è sviluppata nel corso del tempo. Però ecco, l'enfasi sull'elemento religioso, secondo me, ci porta un po' a chiederci di nuovo, che è quello che tentavo di fare prima, quali sono le sfide contemporanee, perché non è che la società contemporanea veda un divorzio tra libertà e religione, ormai la religione è un elemento residuale, nella nostra società molto di più che negli Stati Uniti, ma anche negli Stati Uniti incomparabilmente di più oggi rispetto a 20 anni fa. E quindi, diciamo così, tutta una serie di presidi che forse funzionavano anche per mettere in cornice l'individualismo, oggi sono saltati, non ci sono più. Il problema nostro è capire che cosa resta, che cosa può restare di una certa idea della società libera in condizioni così fortemente mutate. Alla fine una delle grandi lezioni di Hayek è che non c'è tentativo di algebra sociale che possa surrogare l'esito del mercato. Però sicuramente il rapporto tra tecnica e libertà nel corso del Novecento è un rapporto molto complesso. E autori vicini a Hayek, affini sotto altri aspetti, erano molto più pessimisti, non sul tema dell'algebra sociale del mercato, ma in genere sul rapporto tra sviluppo, progresso tecnico e libertà dell'individuo.
Io volevo farmi interprete di una domanda che è arrivata via Facebook dall'avvocato Gianmarco Brenelli. Sì, esatto. La leggo per chi non è su Facebook come il professor Petroni. Il tema nuovo è la situazione dei cinesi che migliorano la ricchezza individuale, almeno in parte, ma non sembrano avere nostalgia della libertà che non hanno avuto per un minuto nella loro storia per 3 millenni. Benedetto Croce, quando scindeva la libertà economica da quella politica, riteneva, almeno in teoria, accettabile la seconda anche in un sistema diverso dal libero mercato. Allora sembrava un modello puramente teorico, ma dal tempo del grande inquisitore sempre più spesso il popolo sembra propenso a scambiare il pane con la libertà. Del resto anche l'indebolimento delle classi medio-borghesi in Italia, storicamente più vicine ai valori liberali, rende più ardua la linea liberale in una società sussidiata e nemica dell'impresa da parte dei politici distributori di mance e appunto da parte degli intellettuali. Quale futuro per il liberalismo? Direi vast program, grande domanda, non so chi vuole rispondere. Professor Panebianco. Dunque, sulla Cina, non c'è dubbio che la Cina non ha una storia completamente diversa da quella occidentale. Tenete conto che comincia molto presto, già l'impero Han nel primo secolo dopo Cristo ha già una burocrazia che comincia a essere di tipo meritocratico, che si avvia, diventerà poi con le dinastie successive i mandarini con un sistema di esami rigoroso, eccetera. Ed è sostanzialmente un caso unico nella storia del mondo, cioè un impero governato da una burocrazia selezionata con criteri meritocratici, sono quelli dei letterati che conoscono i testi confuciani, però è un caso unico. La Cina non ha mai conosciuto, a differenza dell'India, che ha per esempio alcuni aspetti che la avvicinano a noi, per esempio civiltà urbana. La Cina non ha una civiltà urbana, ha città che sono sedi dell'amministrazione del governo, ha conosciuto un po' di città-stato nell'era degli stati combattenti, ma è un'esperienza che finisce molto rapida e così via. Quasi ovunque nel mondo occidentale, ma in Europa, ma anche in Africa e in India, ci sono per esempio esperimenti, diciamo, proto-repubblicani, assemblee in cui ci sono i notabili, certo, però sono assemblee in cui si vota, in cui la Cina non ha conosciuto niente di tutto questo. Però attenzione, il sistema non è, io non definirei la Cina anche adesso un sistema totalitario, perché il sistema funziona così, ha un vertice che arriva, è come una piramide tronca. Al di sotto della piramide, sempre se rispetti le regole del gioco, se rispetti il partito e così via, sul piano locale c'è grande possibilità di iniziativa privata. Quindi è un sistema complesso, per intenderci, ed c'è un grande sistema di iniziativa privata perché anche se il mercato è stato massacrato per secoli perché non andava bene ai confuciani, non andava bene ai registi, ma ha avuto una fase in cui soprattutto nell'India del Sud ha avuto una vivace società di mercato, la disponibilità e la capacità dei cinesi di muoversi negli interstizi del sistema imperiale c'è sempre stato. Naturalmente qui la scommessa è capire se la grande potenza cinese potrà durare a lungo così. Ricordiamoci che la Cina, contrariamente a quello che immaginano certi occidentali, di sicuro mai sperimenterà strade di tipo democrazia occidentale. La Cina sperimenta normalmente due strade: una forte centralizzazione e in certe fasi anche grande sviluppo, prima della rivoluzione industriale in Gran Bretagna che porterà poi l'Europa a crescere. La Cina è più sviluppata economicamente dell'Europa in quel momento, quindi a fasi di centralizzazione e di sviluppo e poi fasi di crisi e di crollo, l'impero si disgrega, ecco, prima o poi il rinato impero
cinese si disgregherà. Di sicuro non passerà attraverso, penso, processi di democratizzazione che non c'entrano nulla con quel mondo e con quella cultura. Mi fermo su questo, volevo solo dire due parole su questo. Alberto, se vuoi rispondere. E siccome abbiamo citato più volte Bruno Leoni, uno degli ultimi, anzi forse l'ultimo saggio pubblicato di Bruno Leoni, che presentò a un meeting del Montpellier Society a Tokyo nel 66, quindi l'anno prima di morire, era appunto sulla libertà occidentale e la libertà orientale. Ed è un saggio interessante perché in realtà Leoni ha un'idea molto positiva della libertà orientale, fa un elogio di Confucio, sottolinea che ci sono elementi della cultura giapponese ai quali si possono aggrappare, insomma, valori simili a quelli della libertà dei moderni. Io penso che la Cina sia un paese affascinantissimo, ma nel quale forse per capirci qualcosa, insomma, bisogna dedicare veramente la vita a studiarla, a intercettarne quello che sta carsicamente sotto, che noi non vediamo. Penso che abbia molto ragione con Angelo quando sottolineava l'elemento dell'iniziativa privata, altrimenti non si spiegherebbe lo straordinario successo avuto con aperture molto timide, molto modeste all'economia di mercato e sostanzialmente depenalizzazione in alcune aree della Cina e in alcuni ambiti dell'attività imprenditoriale a partire dagli anni 80. Vuol dire che qualche cosa sotto che era in grado di rispondere a quelle riforme c'era. Nello stesso tempo un elemento che ogni tanto noi dimentichiamo è anche l'estensione dei paesi. Insomma, va di moda negli economisti occidentali, tra gli economisti occidentali, dire che il problema sono gli squilibri internazionali. I cinesi risparmiano troppo, perché il Partito Comunista non gli fa un bel welfare state all'occidentale così risparmiano di meno. E non glielo fa probabilmente perché è un paese di 1.300.000.000 di abitanti. E quindi forse istituzioni che noi siamo abituati a vedere funzionare molto bene in Svezia e un po' meno bene in un paese di 60 milioni di abitanti come l'Italia, ha una cosa di quell'estensione anche a livello di popolazione, si applicano insomma con molte variazioni rispetto al modello, se vi si possono applicare. Se Petroni vuole dare un contributo che lei, faccio una domanda io. Grazie, sì, vari aspetti. Primo punto, la tradizione liberale italiana da Bruno Leoni, Einaudi prima citato da Angelo. Bruno Leoni, Stoppino o altro, noi abbiamo una tradizione liberale fortissima, chiaro. Molto forte, che va ripresa e riattualizzata. Rispetto a quella di Hayek, la tradizione liberale italiana è una tradizione realistica. Noi siamo il paese di Mosca, siamo il paese di Michels, non ci dimentichiamo. La dimensione politica del potere, noi l'abbiamo sempre avuta con noi. E quindi credo che dobbiamo riscoprirla per quello che è. Perché il potere non è incompatibile con il liberalismo. Questo, se volete, è un punto un po' sottile e un po' strano. Perché noi liberali ovviamente abbiamo sempre l'idea più c'è liberalismo, meno c'è potere. Che è vero, ma il potere esiste. È una dimensione che non si... E Hayek lo sapeva anche, non è che fosse così ingenuo. Come coniugare il potere con il liberalismo? Questo credo che sia il grande tema di noi liberali, perché cioè, io sono stato membro per molti anni del Journal of Libertarian Studies dell'Istituto von Mises negli Stati Uniti, il cui tema fondamentale era nessun potere. Allora, io adoro i libertari, o gli anarco libertari, gli anarco, eccetera, qualcosa, perché ti danno il limite
della cosa. Se ti dicono perché deve avere potere, perché deve esserci un potere, ed è giusto che la domanda sia posta, ovviamente. Poi tu sai che un potere c'è, uno perché l'animo umano, ma lo diceva Hayek, ricordatevi, le parti meno note di Hayek, che sono anche quelle più difficili. Hayek era un grande amico di Conrad Lorenz, ricordo, il biologo, è che la logica, il cervello umano si è evoluto fino a 100.000 anni fa. Da 100.000 anni fa il nostro cervello è lo stesso, come società di cacciatori e raccoglitori, con un capo e 30 persone intorno. Allora, come Hayek spiegava, tutti i nostri sentimenti di libertà vanno contro la nostra dimensione biologica, che riemerge sempre. Hayek era un duro realista, guardate, Hayek non era minimamente un irenico, la libertà, ognuno fa quello che gli pare, no, no. Cioè, guardate, noi siamo vissuti come società di cacciatori e raccoglitori da 100.000 anni fa. Il nostro cervello è quello, è un cervello basato sull'idea di gerarchie e condivisione della preda. Quindi Hayek lo sapeva, è così. No, i nostri istinti biologici non sono istinti per la libertà, sono istinti contro la libertà. Non c'è niente da fare. Tutto, e come dice Hayek, l'ultimo libro di Hayek, The Fatal Conceit, che è un libro che a molti è apparso strano, poi ci vorrebbero due seminari accademici per raccontare come è nato quel libro. Io ho visto tutte le prime versioni o altro a casa di Bartley a Auckland o altro. The Fatal Conceit, Hayek dice, le regole della civiltà sono contro le nostre regole biologiche. Quindi il liberalismo non è una cosa spontanea. In questo Hayek era un pessimista, non era come Adam Smith o come i moralisti scozzesi. Cioè, la nostra indole biologica ci porta a essere animali gregari, egualitaristi e antiliberali, contro la libertà. Tutta la società, le regole della libertà si sono fatte contro la nostra natura biologica, che è la stessa, non cambia proprio. Quindi Hayek non era un ottimista, non era come Benedetto Croce che la storia della libertà. La libertà è un incidente della storia che va mantenuto finché noi riusciamo a fare. E ovviamente in questa logica biologica c'è la logica del potere. La logica del potere è tutta dentro la nostra natura biologica. Quindi non è una conclusione per una serata come questa molto ottimistica. Non lo è, e non la trovate in Hayek, non provate a dire che Hayek pensa che tanto il mercato e la società libera, essendo le migliori, si imporranno, perché Hayek diceva sempre sono contro la nostra natura biologica, ogni generazione deve riconquistare la sua libertà. Frasi meravigliose di Hayek. Grazie. Io credo che appunto il pensiero liberale sia assolutamente controintuitivo, ma dall'altra parte ci sono appunto, è emerso anche durante la serata, tanti che sono liberali inconsapevoli e che quindi se vengono avvicinati, si avvicinano, scoprono davvero il pensiero liberale, poi quindi, ne capiscono la varietà, la bellezza, la profondità e in qualche modo l'utilità. Però la domanda è molto banale, molto semplice, ma me l'ha fatta venire in mente il professor Petroni, ed è il titolo, diciamo che è il titolo di questo libro con un punto di domanda, che è quello che citava Angelo Pereira Petroni, che potete vedere, cioè Raymond Boudon, perché gli intellettuali non amano il liberalismo, che è affrontato anche da Alberto durante nel volume, e quindi perché cioè, siccome viene spiegato molto bene, credo che dal vostro punto di vista diverso, variegato, sia graficamente che come posizioni accademiche, se condividete chiaramente questa cosa, credo di sì, purtroppo Alberto lo scrive, ma perché? Qual è la motivazione principe, se doveste spiegare molto brevemente, perché gli intellettuali, oltre che gli smerciatori di idee, se non ricordo male come definivano nel volume, insomma, tendenzialmente non amano il liberalismo, perché è un tema, secondo me, importante, e che poi riuscire ad affrontarlo e eventualmente a superarlo, non so se è un problema di modalità di approccio,
di capacità comunicativa, di argomenti, di strumenti utilizzati, o è, come dire, fisiologico, perché grazie anche a questo superamento eventuale si può fare, si possono fare dei passi in avanti nei confronti della libertà. Professor Panebianco? Allora, dunque, questo sarebbe il tema di una ventina di incontri, più che, no, io non, e quindi io non mi metto a rispondere perché la risposta è troppo complessa. Ricordo però che oltre, a quel bellissimo, splendido libro di Raymond Boudon, ricordo la battuta di Joseph Schumpeter, il quale diceva l'economia di mercato e il capitalismo e il sistema economico, sociale e politico connesso è quello che nella storia ha prodotto il numero più elevato in assoluto di intellettuali che vivono per attaccare il sistema di cui fanno parte. Non c'è nessun altro sistema economico, politico, sociale nella storia che abbia mai fatto una cosa del genere. Solo questo genera costantemente intellettuali che assumono come proprio compito fondamentale quello di attaccare frontalmente il sistema economico sociale che li ha generati e che ha anche perché è l'unico che garantisce anche loro la libertà di parola, naturalmente, perché in altri sistemi chi si azzarda a criticare dopo un po' non lo fa più, nel senso che sparisce. Professor Petrolli, vuole provare a rispondere? Rispondo con una grande frase di Milton Friedman che diceva: ci sono due tipi di persone davanti alla libertà. Gli intellettuali che vogliono libertà per se stessi e non la vogliono per gli altri, perché vogliono parlare solo loro. Poi ci sono gli imprenditori che vogliono la libertà per gli altri, che devono essere in concorrenza, ma non per se stessi, che vogliono essere protetti. Allora, noi liberali purtroppo ci troviamo a metà tra i liberali, come dire, gli intellettuali e gli imprenditori. Non è facile, perché guardate che la gran parte degli imprenditori non vuole mica il liberalismo. Poi è che ore sono? 22:48, ok, non ci sentono in poco. Ma voi avete mai sentito Confindustria che vuole l'abbassamento delle tasse? No. Confindustria non vuole mai che si abbassino le tasse, vuole tasse molto alte e poi benefici per coloro che sono già dentro il sistema, in modo che non arrivino nuovi competitor. Purtroppo gli imprenditori, che noi esaltiamo come il mondo della libertà, la libertà non la vogliono gli imprenditori, vogliono alte tasse, alta regolamentazione e sovvenzioni. Questo ci troviamo così. Adam Smith, allora, Confindustria oggi in Italia è uguale. Angelo, tu conosci il mondo reale come lo conosco io. Io ho fatto pure parte del comitato scientifico di Confindustria per alcuni anni. Non ho mai visto una volta dire abbassiamo le tasse vanno bene, alte, sovvenzioni. Così un nuovo incumbent, un nuovo competitor non entra dentro. Il liberalismo è veramente controintuitivo, è un sistema molto controintuitivo o contro gli interessi costituiti. Per quel poco che esiste, permette al mondo di essere prospero, perché guardate, fate qualsiasi indice della libertà economica del mondo, da quello del Fraser a quello del Wall Street Journal, la correlazione tra libertà economica e crescita economica è diretta. Più un sistema è libero, più le economie crescono. Ma il problema è che agli imprenditori non interessa la crescita generale, interessano i loro interessi oggi e qui, discorso che faceva Angelo prima rispetto alle cose, purtroppo. Quindi noi combattiamo come liberali, combattiamo, vogliamo, una battaglia che è molto controintuitiva, is against the odds, in qualche modo. Però, siccome abbiamo ragione, io aspetto, conosco bene la Cina da più di 30 anni, da quando ci andai 35 anni fa per un convegno su Popper finanziato da, George, da Soros a Wuhan, che era l'unica università aperta nel mondo. La conosco, ci sono stato. Arriveranno i liberali anche in Cina, datemi retta. Però
In questo sono crociano, cioè ho un qualche afflato di pensare che in fondo l'essere umano la libertà la vuole. Ci vorrà un po', ne ammazzeranno qualcuno prima, capiterà, però tanto siamo anziani, non lo vedremo noi. Non sono pessimista rispetto alla libertà nel mondo, francamente, perché i benefici della libertà sono molti, anche se la nostra genetica non è per la libertà, aveva ragione Hayek. La nostra genetica è una genetica di attributi cacciatori-raccoglitori, è della tribù, contro la tribù, come dice Alberto, e qui chiudo per finire il suo libro. Però la realtà è vera, cioè le società che hanno dato ai loro cittadini della libertà hanno prosperato, quelle che non gli hanno dato non hanno prosperato. Quindi alla fine, siccome sono un darwiniano feroce, vincono le società della libertà o di un po' di libertà. Questo è quello che credo o che spero, non lo so. Credo e spero che Alberto ci possa dare un po' più di ottimismo rispondendo anche magari alla domanda perché ci ha scritto, perché di No, intellettuale beh, grande. più ottimismo di questo mi sembra difficile, nel senso che è stata una risposta molto ottimista. Gli intellettuali sono tante questioni, il tema è stato esplorato da più punti di vista, come dire, il fatto che la società capitalistica produce intellettuali, produce educazione, istruzione di massa, quella che è anche una novità storica, questo crea frustrazione negli intellettuali stessi, eccetera. Ma alla fine, se uno arriva, il punto è esattamente che il cervello degli intellettuali è la stessa età del cervello di tutti gli altri. Ha gli stessi pregiudizi, ci vogliono tutti gli altri. L'unica cosa che cambia è gli strumenti che è a disposizione per razionalizzare quei pregiudizi, punto, alla fine. Poi, certo, un intellettuale contemporaneo non scriverebbe mai le cose che scriveva, che ne so, Zombart, sugli inglesi e invece sul meraviglioso spirito eroico tedesco. Però, in fondo, lì cosa c'è? C'è comunque un'antipatia straordinaria per questa cosa strana che è la società libera, che sfugge un po' alla logica per l'appunto del piccolo gruppo, dell'organizzazione, della retribuzione dello sforzo sulla base dei criteri del capo, che poi diventa anche la pianificazione della società da parte di pochi. Penso anch'io che alla fine, se volete, la fortuna del mondo è il problema del liberalismo. Il problema del liberalismo è che non lo si può vendere tutto assieme. Non serve che uno costruisca la società liberale fatta con tutti i crismi, che prenda la Constitution of Liberty, si metta lì e faccia delle istituzioni, diciamo così, liberali ritagliate su un modello perché si abbia una crescita di prosperità. Bastano interstizi, bastano piccoli spazi, basta alla fine lasciare un po' più libera la gente di provare a fare a modo suo. Questo per il liberalismo è un problema, perché non si vende il pacchetto completo, bastano poche cose, ma per il mondo è un grande vantaggio il fatto che bastino pochi spazi di libertà per avere grandi risultati in termini di crescita economica e di aumento della prosperità. Basta l'esplosione dei cellulari e di internet e le dittature saranno fottute, compresa quella cinese. Tu internet più di tanto non lo controlli, non lo controllerai mai. I cinesi ti controllano ogni secondo, sembra, non ci riusciranno. Le tecnologie libereranno il mondo. Questa è la mia visione positiva. Può essere, però le tecnologie interagiscono con altre cose come le tradizioni. Il problema però è che sottoscrivo tutto quello che avete detto, però la Cina crea prosperità senza libertà o con forme di libertà che trovano la via dell'interstizio e così via. Angelo, È io un sono problema. stato in Cina nell'87, ho visto il grado di libertà che c'era a Wuhan, 2 anni dopo li hanno messi tutti in galera nell'89 quelli del mio dipartimento. Oggi no perché non riescono più a controllarlo, perché siccome la Cina vuole la migliore intelligenza artificiale, vuole tutto, è obbligata a mandare i cinesi in giro, non gli può bloccare, gli blocca un po' Google. L'ultima volta sono stato un anno e mezzo fa. Non potevo usare Google nel mio albergo all'Università di Pechino. Uscendo fuori, però lo usavi perché
dove c'è il controllo delle dittature con le tecnologie è sempre parziale. Cioè, per carità, in Italia ti incazzeresti, ma per loro alla fine un cinese, un professore, sa tutto del mondo, nonostante tutto, non riescono a bloccarlo. Puoi riuscirci separandoti dal mondo, ma se ti separi dal mondo non sei più quella che diventa la prima potenza industriale ed economica, perché devono lasciargli lo spazio al fisico di Pechino o di colloquiare col suo omologo ad Harvard. E se quello scambia i dati sui neutrini, scambia anche altre cose. Cioè, in questo sono ottimista. La tecnologia ci libererà. Questo è, boh, non lo so, forse un coglione, però ne ho. Vedremo. Lorenzo, direi che su questa conclusione ottimistica. Mi si è bloccato il collegamento e volevo chiudere con le tue parole perché non Peccato avevo. è la tecnologia si è liberata dal moderatore, insomma. Sì, quasi, quasi, non ancora completamente. Allora, volevo chiudere come al solito con le parole perché non sono ancora state citate e non essendo un romanzo, diciamo che la chiusura è quella che ci porta verso la fine. Abbiamo fatto una gran fatica a evolverci mettendo sotto controllo i nostri istinti naturali e proprio adesso che siamo al culmine del nostro progresso rischiamo di liberarli mettendo a repentaglio quella società che tanto ci ha dato in termini di progresso materiale e civile. Però i nostri istinti naturali hanno spesso la meglio. Eventi inaspettati e grandi disastri non ci inducono a riflettere sulla straordinaria fortuna, per esempio, che è affrontare una pandemia in società che hanno a disposizione le più moderne tecniche mediche e capitale accumulato a sufficienza da scegliere di impoverirsi sapendo che ciò non significa comunque morire di fame. Vogliamo azioni risolute, immediate, decise e non considereremo mai i loro effetti di lungo periodo, a cominciare da quelli sulla nostra prosperità. Messa in questi termini, la difesa della società libera è una fatica di Sisifo. Ma il masso rotola continuamente a fondo e ogni volta bisogna tornare a spingerlo su, contro i nostri istinti più profondi e contro le nostre più scintillanti ambizioni della nostra ragione. Credo che questa sia una conclusione assolutamente degna. Prima di ringraziare i relatori, invito i nostri chi ci segue alla nostra prossima serata, in cui torneremo ad affrontare un classico del pensiero liberale. Presenteremo un libro difficile ma importante, che è sul metodo delle scienze sociali di Karl Menger, insieme a Raimondo Cubeddu, Gian Domenica Becchio e Flavia Monceri. E quindi, come dire, il Tredunion è il professor Cubeddu che ci sta ascoltando questa sera. Ringrazio davvero ancora una volta il professor Angelo Panebianco per essere Arrivederci. stato con noi, il professor Angelo Maria Petroni e naturalmente Alberto Mingardi per essere stato con noi e per aver scritto questo splendido libro che consiglio a tutti di leggere. Lascia che ti ringrazi io, Lorenzo, per questa serata, che ringrazi davvero e profondamente Angelo Panebianco e Angelo Petroni e anche chi ci ha seguito, nonostante per molti questa fosse una sera dedicata a smaltire i festeggiamenti e i bagordi di ieri. Grazie, grazie mille. Esattamente. Buonanotte. Buonanotte a tutti.